Ciao a tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui, finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera allenatore con il nostro Milan. Che cosa faremo in questo video? Cercheremo di giocare più partite possibili. Partiamo subito con il botto perché abbiamo il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. Ovviamente c'è l'andata e nel mese successivo ci sarà anche la partita di ritorno. Siamo stati sfortunati a beccare il Liverpool fin da subito, però io sono consapevole del fatto che la nostra squadra è veramente veramente forte. Per quanto riguarda invece la classifica del campionato, siamo in testa 66-66 a pari punti con la Juventus, 21 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, praticamente quasi tutto uguale tranne la differenza reti. Comunque penseremo dopo al campionato, l'obiettivo raga di questa stagione è vincere tutto quello che possiamo vincere. Ci saranno anche le partite di Coppa Italia perché ne manca una molto molto importante contro l'Inter. Vi ricordo che nell'ultimo video con un rigore scandaloso l'Inter ha pareggiato all'ultimo secondo con un rigore di Acerbi, quindi in questo video giocheremo anche il ritorno per andare poi in finale di Coppa Italia, quindi occhio perché siamo in gioco, siamo in ballo, siamo in competizione, in tutte e tre le competizioni, ok? Quindi attenzione a come si evolve questa carriera. Ho sistemato la formazione, purtroppo deve giocare Demiral perché Romagnoli è ancora infortunato e voglio mettere in campo anche Maldini. Ricordiamoci ragazzi di cambiare Maldini verso il 60esimo perché non hai 90 minuti nelle gambe, però comunque lo voglio far giocare dal primo minuto. Questa partita è troppo 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 importante. Detto questo, andiamo a giocare. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. Prima di iniziare però vi rubo solo 10 secondi, nuovo sponsor del canale MMO. Se volete acquistare crediti signori su FIFA, passate su questo sito perché è il migliore in assoluto. Fidatevi di me, link in descrizione per acquistare crediti. È tutto pronto signori, ci siamo. C'è anche la Lazio che purtroppo ha perso 2-0 con il Bayern Monaco. Fatto sta che inizia ora Milan-Liverpool. Maldini diventa buona per Demiral che appoggia per Maldini, dentro di prima per Dani Olmo che si gira a destro e parata di Alisson. Primo tiro in porta. Oh, bello il nuovo completo di Padre Pioli, mi piace. Ancora noi comunque, Paquetà, un bel sinistro. Paquetà, non c'è spazio per tirare però, con calma. Maldini appoggia per Paquetà, finta, Paquetà si gira, bello dentro per Joao Felix, si allaga dall'altro lato per il destro di Leao, parata poi sulla respinta, arriva il gol di Dani Olmo ed è tutto regolare signori, 1-0 dopo 14 minuti, passiamo in vantaggio. 23esimo, esistiamo ancora noi, bello per Joao Felix, alta per Leao che calcia al volo e c'era palata del portiere. Oh mio Dio. Mané, risponde Liverpool. Firmino sinistro, miracolo, era fuori gioco. Oh mio Dio. Concentrate ragazzi, concentrate perché questo Liverpool ci può praticamente far male in qualsiasi istante. E vi ricordo che un gol in trasferta è molto molto pericoloso. C'è Dani Olmo, c'è Dani Olmo. Non andare in fuori gioco, non andare in fuori gioco. Dani Olmo, due gol quasi identici per lui. Doppietto di Dani Olmo, raga, calciatore straordinario. 36esimo, occhio perché possiamo dilagare. Leao appoggia per Joao Felix che la mette dentro per Leao che lo salta e poi 3-0 Milan. Oh mio Dio, 3-0 Milan primo tempo. Speriamo che non vada a finire come una partita storica. Doppietta di Olmo e gol di Leao. Joao Felix, ancora noi, mettila dentro. Dani Olmo, Dani Olmo, dentro per Joao Felix che carica il sinistro ed è 4-0. E io non mi fermo ragazzi perché io non ho pietà degli avversari. Joao Felix, ancora noi, Felix, finta, Joao Felix, destro al giro, 5-0. Ho detto che non mi fermo, ve l'ho detto sì o no? Terzini offensivi inseriti, Leao diventa buona per Joao Felix, 1-2. Leao, 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 piatto destro, pallone sul palo, incredibile, vicini a 6-0. Attacca il Liverpool, cross, Hernandez, via Paquetà di ginocchio ragazzi. Maldini che alla fine l'abbiamo sostituito, Maldini allaga dall'altro lato per David, con calma ragazzi, Liverpool è sbilanciato di prima per Joao Felix che accelera, Felix, Dani Olmo, tripletta, ancora palo, incredibile. Incredibile, incredibile, incredibile. Due di recupero, Donnarumma esce con i pugni e a questo punto Maldini sei pazzo, Wijnaldum destro, pallone fuori. Perché Maldini l'ha buttata dentro? Fatto sta ragazzi che l'arbitro ancora non fischia la fine, però andiamo a rilancio con Donnarumma e a questo punto l'arbitro deve fischiare per forza la fine della partita. Direi che è andato tutto nel migliore dei modi. 5 gol al Liverpool che potevano essere anche 7. Incredibile, veramente veramente incredibile. Distruggiamo il Liverpool, 5-0, 10 tiri a 1, avanziamo
Spazia. Formazione preparata. Ho fatto dei cambi per far riposare qualche gentaglia. E possiamo andare tranquillamente a simulare la partita contro la Sampdoria. Partita sulla carta molto molto semplice. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Anche se la Sampdoria viene da due pareggi e una vittoria con il Parma. E vinciamo 3-0 con gol di David, gol di Olmo e gol di Leao. Con Teo Hernandez che si fa buttare fuori. È arrivata ragazzi un'offerta molto molto interessante per Bennacer. Io rifiuto Boga. Per quanto riguarda Bennacer, lui vuole essere ceduto. Allora, vediamo se riesco a mantenerlo dandogli la fascia da capitano. Perché comunque Bennacer mi sta calando l'overall, porca miseria. Bennacer è un giocatore che mi serve come panchinaro. Quindi lo vorrei tenere, lo vorrei tenere. E quindi gli do la fascia da capitano sperando che cambi qualcosa. Per il resto ragazzi, fuori Camavinga, dentro ovviamente Maldini. Fuori Reiner, dentro Leao, che è triste anche se non c'è il gioco, anche se sta fuori solo una partita. Per il resto ragazzi, formazione confermata. Andiamo a sfidare l'Inter, partita molto molto importante perché ci giochiamo la finale di Coppa Italia, praticamente l'accesso alla finale. E vi ricordo, come ho detto prima, che l'andata è finita 1-1, quindi occhio. Queste qui sono le divise, questa è quella formazione e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto signori, ci siamo, le squadre sono in campo, inizia Milan-Inter. Militao diventa buona per Bennacer. Bennacer, c'è spazio, il tocco 1-2. Madonna, Bennacer di mancino, non ci credo cosa ha preso quel difensore dell'Inter. Ha salvato praticamente un gol. Non si è visto quasi nulla in questa partita. Con lo 0-0 passiamo noi. Ma vorrei fare un gol per stare tranquillo. Gagliardini, attenzione qua a non subire la beffa all'ultimo secondo. Belotti di testa. Porca vacca, il gallo Belotti, raga, stava segnando all'ultimo secondo. Un gol che praticamente ci avrebbe sbattuti fuori dalla coppa. Ancora l'Inter. No, Hernandez, ragazzi, è destino che mi devono segnare. Donnarumma la tiene lì. 88esimo. Andiamo a rilancio corto, raga. Senza paura, senza paura. Teo Hernandez. L'ultima azione deve essere mia. Senza fare possesso palla solo Pitego, raga. Siamo il Milan. Voglio guardare in faccia la paura. Leao diventa buona per Joao Felix. Andiamo a vincere questa partita per battere l'Inter. Dani Olmo, fino in fumo. Dani Olmo, sterzata, non ce la fa, si prende un calcio d'angolo. Ma ormai la partita ragazzi è quasi finita e quindi possiamo ufficialmente dirlo, siamo in finale di Coppa Italia. Maldini appoggia indietro e l'arbitro fischia la fine. 69-69, un numero che ci piace molto. Vediamo la formazione perché sono tutti quanti stanchi. Vorrei fare dei cambi a Solopiteghi, mettendo ovviamente Camavinga con Bennacer che mi gioca ragazzi perché deve salire di morale. Mettiamo Boga, togliamo Joao Felix, mettiamo Reiner. David vuole giocare quindi lo buttiamo dentro. Mount confermato, fuori Demiral, dentro il 71. Per il resto ragazzi, formazione confermata. 5 marzo 2022, 3 sconfitte consecutive. Vediamo un po' cosa succede. 3-0, gol doppietta di David e gol di Boga, molto molto bene. Ho rimesso in campo la formazione titolare con Bennacer ancora capitano che non voglio perdere. Andiamo a sfidare l'Udinese ragazzi, partita in trasferta che non voglio andare a simulare, non mi fido. Anche perché ci stiamo giocando il campionato, 72-72, non possiamo fallire. Non voglio rischiare, andiamo a giocare. Poi faremo turnover al ritorno contro il Liverpool, vista la vittoria per 5-0 all'andata. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto signori, squadra in campo, Udinese Milan. Paquetà, attenzione qua, Paquetà. Vediamo se riusciamo a rispondere noi di prima. Bennacer, Bennacer, Bennacer sinistro. E no, Bennacer, fascia da capitano. Terza partita di da titolare, mi sbaglio sto gol così. Dani Olmo, ancora lui. Leao, tiro con il destro. E pallone dentro signori. La sblocchiamo al 47esimo. Partita molto molto complicata, devo essere sincero. Bennacer diventa buona per Paquetà, che accelera. Paquetà, 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 sinistro di Paquetà e parata di Musso. Joao Felix, occhio. Leao, Leao, destro. E la chiude Leao signori. Ma quanto cavolo è forte sto giocatore. Io a volte penso, no, in questa carriera ci siamo imposti di allenare solo Maldini, quindi gli altri stanno crescendo da soli. Ma se avessimo fatto 2-3 allenamenti a settimana per Leao, diventava Cristiano Ronaldo. Messi no, perché nessuno può diventare Messi. Oh no, questa non la posso mettere. Leao diventa buona per Bennacer, che accelera. Bennacer, 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 mettila dentro. 1-2, Bennacer, 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 pinta, Bennacer destro, Bennacer. Madonna mia ragazzi, ma come giochiamo bene con sto Milan, incredibile. 2 di recupero, ultima azione della partita. Recuperiamo palla, Paquetà. Questo Milan ha voglia di segnare ancora. C'era Dani Olmo che stava scattando. Non c'è più tempo, finisce qui signori. Battiamo anche l'Udinese. Però bisogna aspettare
un passo passo della Juventus, altrimenti siamo sempre lì. 3 tiri a 6, intervista, avanziamo. Ho fatto qualche cambio, signori. Ho messo Boga, ho messo Renier, ho messo Maldini che non ha giocato prima e quindi adesso è in forma e può giocare. Meglio non perderlo dal punto di vista mentale, perché appena sta fuori una partita subito mi chiede la cessione. Fatto sta che possiamo andare tranquillamente a simulare questa gara. Abbiamo vinto 5-0 l'andata, quindi ragazzi, se mi rimonta io spacco tutto. 2-1, gol di Salah, gol di Bennacer per noi, che segna ancora. Bennacer sta giocando veramente molto molto bene, eh. Forse abbiamo sbagliato a non dargli fiducia. Fatto sta che adesso c'è il Bologna. Sono usciti i quarti di Champions, Paris Saint-Germain. Ma perché siamo così sfortunati nella vita? Liverpool agli ottavi e Paris Saint-Germain ai quarti. Va bene, diamo 5 pere pure a Neymar e Mbappé. Easy. Andiamo a simulare con il Bologna comunque. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. 3 vittorie consecutive per il Bologna. E adesso perdono 3-0 con doppietta di Leao e gol di Hernandez. Occhio perché si è fatto male Dani Olmo. Ti prego Dani Olmo, non ti infortunare in modo grave. Intanto la Juventus ancora vince, quindi 78-78. Non ti infortunare in modo grave perché abbiamo bisogno di te. Giocatore infortunato 6 settimane per Dani Olmo. Quindi perdiamo uno dei nostri giocatori migliori, se non il migliore in assoluto, per la partita contro il Paris Saint-Germain. Ho preparato la formazione dentro Boga e dentro Paquetà. Però adesso che ci penso, ragazzi, è questo Reina che non abbiamo ancora mai provato. Lo proviamo per curiosità, questo giocatore, per vedere un po' com'è. Talento straordinario, l'abbiamo comprato per farla di sera, ma non ha mai giocato, non si è mai lamentato, quindi diamogli questa opportunità. C'è la partita contro il Verona, 78-78, ci giochiamo tutto. Andiamo a giocare, ragazzi, in trasferta, preferisco sempre non simulare, quindi cerchiamo di giocare e di portare a casa i 3 punti. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. Ci siamo, signori, tutto pronto, è la Sverona Milan. Reina diventa buona per Leao, che si gira. Leao, guardalo, Reina, destro, che schifo. Madonna, mannaggia me che ti ho fatto giocare. Ma non stavo neanche commentando. Botta di mancino, pallone sul palo e respinta, gli va ancora lì. Ma che cavolo di gol ha fatto? Chi è questo qua? Eramo. 1-0. Bennacer diventa buona per Leao. Sterzata. Vediamo se riusciamo a rispondere. Reina. Destro di Reina, parata. Madonna, che m'ha preso, raga, il portiere. Reina diventa buona per Bennacer. Paquetà. Solo sinistro. E buonissima. Paquetà, pallone fuori. Ho caricato troppo io, raga. Che peccato. Dai, se perdiamo questa partita, mi sa che non vinciamo lo scudetto, perché la Juventus non ne perde neanche una. Bennacer. Paquetà. Ok, gioco Felix. Tunnel. Leao. Si gira. Leao. Destro. E meno male che c'è Leao. E meno male che c'è un giocatore che si chiama Cristoforo Leao. 1-1. Mount diventa buona per Felix. Occhio Leao, con calma, appoggia per Joao Felix, che di prima appoggia per Mount, che carica il destro e c'è la parata di testa, non ci arriva, si mangia il gol scudetto. Occhio poi, Joao Felix la mette giù, appoggia per Reina, con calma, Bennacer, appoggia dentro per Reina, finta, Reina, a giro, tiro centrale. Ragazzo, qua è veramente forte, se è allenato questo qui diventa uno dei migliori al mondo, perché ha tecnica, velocità, agilità, gli manca solo il tiro, perché secondo me ha delle statistiche basse a livello di tiro. Ma porca vacca, non c'è più tempo, signori. L'arbitro fischia la fine. Che peccato, cavolo. Si potevano sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, ma anche il Verona ha fatto veramente veramente una bella partita, una bellissima partita. Fatto sta che possiamo andare avanti. 9-6. Formazione preparata per andare a sfidare il Paris Saint-Germain. Quarti di andata di Champions League. Queste qui sono le mie scelte. Fuori Reina, dentro Boga, dentro Maldini, per il resto li confermo quasi tutti. Peccato per Dani Olmo, raga, perché ripeto, era fondamentale. Sono sicuro che la partita con il Verona finiva in modo diverso con Dani Olmo in campo, perché Reina, se avete visto, si è mangiato parecchi gol. Dani Olmo non li avrebbe sbagliati. Comunque con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Ora non c'è, quindi c'è Boga. Speriamo bene. Questa è la squadra, Parco dei Principi. Ci vediamo in campo. Dario Nussieli, che è italiano. Dario, dai Dario, facci una mano. Ci siamo, signori, Parco dei Principi, le squadre sono in campo. Paris Saint-Germain Milan si inizia ora. Joao Felix, bella per Leao, finta Leao, madonna mia ragazzi, cosa ha fatto Cristoforo Filippo detto Leao. Mamma mia che giocatore, finta incredibile, difensore all'aria e pallone dentro, ve la faccio rivedere. Adella, finta di andare di là e poi destro, rete.
fuga, diventa buona per Hernandez, cross di primo, e bella, di testa colpisce Paratio, non no, madonna mia, raga, che cavolo sto dicendo, porca miseria, cosa ha preso, e cosa ho sbagliato, Boga, Maldini, piatto da ferro, Maldini ribattuto, poi madonna, tutto regolare, Boga, signori, che gol ha fatto Boga, ma come ha calciato, fatemelo rivedere, quasi da fermo, raga, quasi da fermo, tirato con Maldini, e poi Boga si coordina in una maniera micidiale, pem, pallone dentro 2-0. Non c'è più tempo comunque, l'arbitro fischia la fine della partita, vinciamo 2-0 contro il Paris Saint Germain in trasferta, potremmo anche rischiare andando a simulare il ritorno, io sono uno che rischia, io sono uno a cui piace il brivido, voglio soffrire insieme a voi, non ho mai perso la Champions League per colpa della simulazione. Quando proveremo questa esperienza di vincere 3-4-0, andare sul sicuro e poi essere rimontati? Non mi è mai successo, e quindi io la simulerei. Prima della partita contro il Paris Saint Germain, però, c'è la partita contro il Cagliari. Non voglio uscire dalla carriera, voglio simulare questa gara. 10 aprile 2022, vediamo cosa esce fuori. Un bel 2-0 con gol di Militao e gol di Hernandez. Molto molto bene. Purtroppo, raga, in campionato non dico che è finita, perché siamo ancora lì, ma la Juventus vince da 21 partite consecutive. È scritto che deve superare i 100 punti quando si simula, quindi il computer la fa vincere a go-go. A questo punto è giunto il momento di rischiare il tutto per tutto. Me la sono guffata tanto, Me la sono guffata tantissimo. Andiamo a vedere, perché abbiamo 0-0. Easy. 0-0 pulito, bello sporco, con i tifosi che tirano i rotoli di carta igienica addosso ai giocatori, e va benissimo così. A questo punto direi che il video può finire qui. Guardiamo per curiosità che squadra abbiamo beccato in semifinale. L'Ajax. Oh mio Dio, semifinale di Champions League contro l'Ajax. Signori, mi devo preoccupare o devo essere contento? Come ha fatto l'Ajax ad arrivare fin qui? Voglio vedere il tabellone completo. L'Ajax ha fatto fuori il Bayern Monaco, ha fatto fuori poi agli ottavi l'Inter. Ok, va bene. E dall'altro lato Atletico Madrid Barcellona. L'Atletico ha fatto fuori il City e il Barcellona ha fatto fuori la Juve. Raga, Ajax Milan, Atletico Madrid Barcellona. Possiamo assolutamente passare questo turno e andare in finale di Champions. Non perdetevi il prossimo video, perché qua le giocheremo tutte. Inter, Fiorentina, Lazio, mi sa che si giocano tutte. Ajax si gioca, poi c'è Lecce che si simula, si gioca poi con l'Ajax, e c'è anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Quindi raga, c'è anche l'ultima partita contro la Juventus. E vi ricordo che questo qui è il campionato, cioè questa qui è la classifica, 84-82 con la Juventus all'ultima giornata di campionato. Cioè, vi immaginate se arriviamo all'ultima settimana in queste condizioni di classifica e nelle ultime tre partite ci giochiamo finale di Coppa Italia, finale scudetto in cui per vincere, in cui vincendo scavalchiamo la Juve, e poi finale di Champions League. Cioè, sarebbe veramente scandaloso. Incredibile, raga. Incredibile. Detto questo, signori, io vi saluto e vi ringrazio. Che brutta conferenza stampa lì. Cos'è? Da solo con uno scemo lì con le tizi che ci tirano i pomodori. Va bene, fatto sta, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo o domani o dopodomani con un prossimo episodio. Vediamo. Lasciate un bel mi piace, io vi saluto e vi ringrazio. Bella.